Prosa, questa è la home page, appena si entra sul sito di retepromozionesalute.it, è una banca dati online che contiene progetti e interventi di prevenzione e promozione della salute. Io gli ho scritto di ambizione nazionale perché è uno strumento che può essere utilizzato da tutte le regioni. Come vedrete, ci sono stati dei progetti che hanno messo insieme quasi tutte le regioni italiane, ma in realtà, essendo uno strumento con adesione volontaria, si estende a tutta l'Italia, anche perché richiederebbe, come dire, una parte, come dire, tecnica, che dovrebbe essere poi gestita anche appunto a livello nazionale, immagino con l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, cosa che attualmente non è. È importante dire che è uno strumento gratuito, dove è possibile non solo inserire, ma soprattutto raccogliere, quindi consultare, analizzare progetti, appunto, interventi e buone pratiche. È uno strumento che come obiettivo principale vuole documentare, se è un centro di documentazione, ma vuole anche condividere e mettere in rete i progetti allo scopo di supportare operatori sanitari, operatori sociali, ma anche decisori e stakeholder, perché è chiaro che se io ho la possibilità di analizzare un progetto nel dettaglio, capire se funziona o se non funziona, anche per un decisore o per uno stakeholder politico, può essere un utile modo per, come dire, adottarlo, sponsorizzarlo, farlo continuare, eccetera. Prosa quindi, come diciamo, mette a disposizione dei dati su base regionale, su base locale, locale intendo a livello appunto dei singoli territori comunali, e mette a disposizione conoscenze sui progetti ma anche competenze perché è possibile individuare per le persone coinvolte le professionalità. Consente di scaricare e utilizzare degli strumenti per la progettazione, e li vedremo quando parleremo di buone pratiche. Ad esempio, lì sulla sinistra, sulla colonna in arancione, vedete la guida alla progettazione che è legata alle linee buone pratiche, ma ne parleremo successivamente. Consente poi di tirar fuori appunto delle tabelle di sintesi attraverso delle funzioni informatiche. È stato agganciato al piano regionale di prevenzione, in particolare della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, ed è stato anche citato all'interno dell'ultimo piano nazionale della prevenzione come strumento di governance, ma sempre, vi dicevo, suggerito. Tutto questo perché? Perché documentazione e comunicazione di ciò che si fa sul territorio per la promozione della salute è fondamentale. È fondamentale perché sempre più la promozione della salute, ma queste sono cose che sapete, è intersettoriale, interdisciplinare, molto componente, quindi si rischia di perdere pezzi e quindi più si riesce, come dire, ad avere un quadro completo, più questo aiuta a andare avanti in maniera anche, come dire, forte, robusta. E veniamo alla storia di Prosa. Prosa nasce nel 2000, quindi vedete è già passato un po' di tempo, dalla collaborazione tra il DORS, il Centro di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, e i REPES. I REPES in Piemonte sono i referenti per la promozione della salute, che ciascuna azienda sanitaria, ha. L'idea era quella di documentare tutte le attività che venivano fatte sul territorio e che spesso non erano appunto in rete tra di loro, anche solo in termini di conoscenza di ciò che si fa. Quindi un sistema informativo che aiutasse in questo senso. È stata all'epoca creata già una scheda condivisa, quella che poi adesso noi chiamiamo il tracciato, quella che doveva raccogliere quali erano le informazioni fondamentali. Che già da subito si è dotata di un abstract e di una serie di voci, ed ecco che così è nata la banca dati Prosa. E, pian piano, non solo descrivere ciò che si fa, ma rendicontare e fare una relazione di attività, visto che ogni anno per la regione va fatta una relazione di attività, ma allora con i dati possiamo tirare da Prosa una volta che inseriamo tutto lì, e quindi lì si è fatta strada l'idea di
individuare delle altre voci che potessero servire per poi articolare una relazione di attività in accordo con altri sistemi informativi presenti sul sito della Regione Piemonte, in particolare ricordo i SIAN, i servizi per l'igiene degli alimenti. 2007 è cominciata una sperimentazione a livello sovraregionale, quindi ci siamo un po' ampliati perché abbiamo partecipato a ben due progetti finanziati dal Ministero della Salute nell'ambito del programma nazionale Guadagnare Salute. In particolare, i finanziamenti arrivavano da PINC, il programma di informazione e di comunicazione legato appunto a Guadagnare Salute. Il primo progetto si chiamava Ricognizione di progetti e interventi di promozione e salute prevenzione rivolti agli adolescenti nelle regioni italiane. Il secondo si chiamava Rete dei centri di documentazione. Questo perché? Perché col primo progetto eravamo riusciti, come vi accennavo, a mettere insieme, a far parlare i vari centri di documentazione presenti in Italia, in realtà pochi, ricordo il DIP & DOC di Bologna, gli altri erano o centri di formazione inseriti all'interno delle aziende sanitarie o centri affini. All'epoca era venuto fuori proprio una ricognizione sul territorio, quindi anche tante persone coinvolte. Alla fine di quel progetto c'era stata l'esigenza e il desiderio di continuare a esistere come rete dei centri e quindi era nato un secondo progetto che poi però è terminato e di fatto poi anche molti centri sono stati smantellati perché erano stati, come dire, implementati ad hoc attraverso anche delle borse di studio, delle borse di lavoro, ma insomma non era, diciamo, era stato qualcosa che poi si era concluso. Ed ecco perché il sito della banca dati Prosa si chiama Rete Promozione Salute, perché nasce da quel desiderio appunto di creare una rete solida. Delle regioni che avevano partecipato all'epoca, la regione Emilia-Romagna si era proprio, aveva proprio aderito in maniera formale con una convenzione, lo stesso l'ha fatto la regione Basilicata e successivamente la regione Lombardia è entrata anche lì con una convenzione con una serie di passaggi e Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia nel 2017 hanno fatto la stessa cosa. Hanno quindi poi fatto una formazione e adesso con propri tempi, perché poi le regioni sono autonome, decidono cosa e come inserire, naturalmente con un accordo con noi, con una supervisione, eccetera. Dal 2017 in poi, PROSA è stata inserita ufficialmente come sistema di sorveglianza del piano regionale della prevenzione della Regione Piemonte all'interno di un programma chiamato Programma 10. Ed ecco che quindi tutti gli operatori sanitari individuati dai propri REPES inseriscono progetti con l'idea che poi verrà fuori appunto una relazione di attività che servirà a rendicontare le attività legate al piano, ma non solo. E come vi dicevo, anche il piano nazionale della prevenzione, quello appunto l'ultimo piano, aveva citato PROSA come sistema di sorveglianza. PROSA, come appunto vi dicevo, quindi perlomeno a livello regionale della Regione Piemonte e delle regioni che aderiscono e che la utilizzano, può funzionare quindi per rispondere a esigenze di documentazione e di valorizzazione, perché i progetti inseriti devono avere certe qualità, di competenza, di qualità e anche quindi come ricognizione, come rappresentazione territoriale, cosa si fa sul territorio. Ma appunto, diciamo, chi la sta utilizzando in questo modo così costante sono, oltre che la Regione Piemonte, solo la Regione Lombardia. Le altre regioni sono in una fase appunto di ancora di, come posso dire, di articolazione del lavoro di inserimento. In quegli anni lì, 2017-2018, le novità più sostanziose riguardavano appunto il collegamento con il piano regionale della prevenzione, in particolare gli obiettivi d'azione, e il collegamento con i progetti inerenti a scuola. La maggior parte dei progetti riguardano il setting scolastico, quindi era stato necessario inserire un collegamento con il sito Scuole in Chiaro del Ministero per poter individuare i codici delle scuole
e per poter facilitare la rendicontazione, perché un conto è se io descrivo, inserisco il nome della scuola, un conto se inserisco un codice che poi posso tirar fuori con una funzione informatica per poter fare una rendicontazione e avere dei dati. Ecco al momento attuale quanti progetti sono registrati in banca dati, 5.141, di cui 1.858 sono pubblici, perché i progetti possono essere pubblici oppure no. Pubblici vuol dire visibili all'intero mondo senza necessità di una password. Di questi progetti, 21 sono delle buone pratiche, quindi che hanno seguito tutto un processo di valutazione, ma ne parleremo successivamente in maniera più approfondita, e 10 sono attualmente quelli in fase di candidatura, cioè che hanno detto per favore, cioè vogliamo essere valutati perché siamo sufficientemente solidi, naturalmente con la situazione della pandemia, tutto ha subito, insomma, un certo rallentamento, quindi abbiamo sospeso le letture e valutazioni delle nuove candidature. Speriamo di riprendere a breve. Le funzioni a cui risponde Prosa sono sostanzialmente tre. E noi abbiamo parlato di funzione catalogativa, che è quella di documentare e valorizzare le esperienze, quindi cosa sto facendo, su quale territorio, su quale tema, quali sono i destinatari, quali competenze, chi realizza i progetti ha. Una funzione di cui abbiamo ancora già parlato è quella rendicontativa, quindi quella più che ci dà dei numeri, dei dati. Abbiamo poi inserito, grazie ai progetti col Ministero della Salute, la funzione selettiva, quindi quella della individuazione e selezione di azioni efficaci che rientrano nell'ambito delle buone pratiche trasferibili, di cui appunto parleremo poi dopo. Questo è un altro modo di guardare le tre funzioni di Prosa, quindi quella della mappatura. O catalogazione dei progetti e degli interventi, quella della rendicontazione e quella della valutazione dell'impatto, perché una buona pratica, lo vedremo successivamente, deve essere un progetto terminato e valutato, quindi che ha raggiunto i risultati che si prefiggeva di raggiungere. Prosa ha delle sezioni dedicate. La sezione delle buone pratiche, quella di cui poi parleremo in maniera più approfondita, che ci consente di individuare quali sono le buone pratiche, dove possiamo intanto dare una definizione classica e standard, un intervento, un'attività, un programma che è in armonia con principi, valori, credenze e prove di efficacia della promozione della salute, si integra con il contesto ambientale e raggiunge i risultati possibili. Buone pratiche che nel tempo sono diventate buone pratiche trasferibili, perché, ma lo vedremo dopo, si sono più concentrate su come io posso far sì che quel progetto che funziona possa essere compreso da chi lo legge e adattato al proprio contesto. Una sezione importante è quella della scuola, che si è inserita successivamente in seguito alla partecipazione ad un progetto finanziato dal Ministero della Salute che prevedeva un adattamento, un adeguamento di Prosa al linguaggio e al mondo delle scuole. Per dire banalmente, quando parliamo di intersettorialità in promozione della salute, per la scuola è meglio chiamarla integrazione. Quindi c'è stato anche un adattamento a livello di linguaggio. È una sezione ad hoc che, come vedete, dalle immagini si colora di azzurro rispetto, insomma, al colore classico di Prosa, che invece è l'arancione. E Prosa, quindi, contiene progetti e interventi che sono inseriti all'interno di una scheda che è articolata con delle voci, voci che hanno risentito della collaborazione dei vari enti regionali che hanno collaborato nei progetti nazionali.
Quindi c'è un titolo, c'è un abstract che contiene una sintesi fondamentale di quello che è il progetto, noi lo chiamiamo la carta d'identità del progetto, delle note laddove qualcuno vuole inserire delle informazioni importanti che non sono contemplate all'interno delle classiche voci dell'abstract e degli allegati, allegati su cui noi diamo delle indicazioni rispetto al tipo di allegato, cioè c'è la possibilità di contrassegnarlo come documento progettuale o relazione di attività che sono i documenti che noi li riteniamo fondamentali, ma possono anche essere materiali di comunicazione, materiali utilizzati all'interno di corsi di formazione, quindi c'è la possibilità di etichettarli e di descriverli, perché spesso noi troviamo un elenco lunghissimo di allegati, va bene essere completi, ma anche essere, come dire, specifici per far capire che cosa si sta, che cosa, insomma, quell'allegato contiene. I nomi degli enti che partecipano, la maggior parte sono enti sanitari con collaborazioni importanti con altri enti anche del privato sociale. Il privato sociale che sta cominciando ad entrare adesso dentro Prota, a patto che abbia delle caratteristiche, quindi una presenza sul territorio, un raccordo con gli enti istituzionali, un raccordo con l'utilizzo di prove di efficacia, che non sia un profit puro, eccetera. C'è tutta una serie di procedure che in questo ultimo anno stiamo mettendo a punto. I nomi degli operatori, laddove uno voglia, come dire, contattare il progettista e l'ente di riferimento, descrittori e parole chiave. Descrittori e parole chiave ci aiutano a contrassegnare il progetto, c'è cioè il Thesaurus che è un documento importante all'interno della promozione alla salute che viene utilizzato appunto per descrivere. La scheda ci aiuta anche a, dicevamo, rendicontare, che è l'altro approccio, che è quello meno descrittivo ma più statistico, numerico, e quindi l'anno in cui il progetto è cominciato, l'anno in cui termina, gli interventi, cioè le singole azioni associate a quel progetto, che hanno una durata di inizio, una durata di fine, spesso associati al periodo scolastico, la tipologia di tipo, quelle azioni realizzate per progetto sono più di tipo educativo, più di tipo comunicativo, più di tipo informativo, quanti enti partecipano, se c'è una collaborazione tra più enti di tipo diverso, quanti servizi dello stesso ente partecipano, quanti destinatari e di che tipo, è la popolazione in generale, è una certa fascia di età, in quale setting, perché va da sé che progetti complessi e intersettoriali, come appunto ormai la promozione della salute affinché sia efficace, richiede, e ha più setting e anche più destinatari tra i finali e tra gli intermedi. E anche le aree tematiche, è possibile scegliere un'area tematica prevalente, ma anche delle aree tematiche secondarie, perché appunto la promozione della salute, la promozione di stili sani non è più necessariamente legato solo alla prevenzione di una certa specifica situazione, ma appunto si allarga, come quando parliamo delle life skills, per esempio. A fronte della difficoltà che a volte hanno manifestato gli operatori, soprattutto i piemontesi con cui appunto lavoro in maniera più costante, non tanto l'inserimento, ma soprattutto anche il tempo, ecco, necessario, ci siamo chiesti perché utilizzarla e cercare di dare una motivazione, un rinforzo, e ne abbiamo trovate tante insieme agli operatori, lavorandoci insieme anche all'intero gruppo, a parte appunto quello che abbiamo già detto, diffondere, migliorare le conoscenze e creare una comunità di pratica, cioè laddove io sono all'interno di un sistema che mi consente di comprendere ciò che fa l'altro e di mettermi in rete con lui, creo una comunità di pratica, non necessariamente virtuale ma anche in presenza. Certo, mi viene un po' forte in questo periodo di pandemia parlare di situazioni in presenza, ma appunto, cioè, si tornerà, abbiamo questo momento di speranza. E favorisce quindi la disseminazione prosa, quindi la messa in circolo di programmi e progetti, diciamo, le buone pratiche, quindi evidence-based. Facciamo adesso una
un piccolo, come dire, affondo sul fatto che, come ormai, come sapete benissimo, qualsiasi attività che può migliorare la salute deve essere supportata da solide evidenze scientifiche, quindi è quello che diciamo la evidence-based medicine, ma esiste anche la evidence-based prevention, quindi prove di efficacia, quelle che ci dicono che quel particolare progetto, quel particolare intervento, quella particolare azione funziona perché è stata studiata, è stata documentata e ci sono dei dati che ce lo dicono, delle evidenze che quindi dalle revisioni sistematiche noi, quindi da un'analisi di più studi, tiriamo fuori le evidenze migliori e soprattutto non solo da studi, da studi randomizzati, trial, randomizzati, che è quello che accade di più nel mondo clinico, un farmaco te lo do, non te lo do e vedo cosa succede a parità di condizioni, ma nel mondo della produzione della salute sono sempre più diffusi, per fortuna, gli studi osservazionali, gli studi qualitativi, gli studi provenienti da audit e anche le buone pratiche, quindi studi che ci dicono che quei progetti, pur senza, come dire, un impianto randomizzato, funzionano. E PROSA ci aiuta anche a rendicontare, dicevamo, e ci aiuta anche a fare reportistica attraverso dei dati e dei modelli. Infine, PROSA ci aiuta a individuare quelle che sono le buone pratiche. E da questa piramide dell'evidenza classica, che si utilizza nell'ambito della evidence-based medicine, ma anche appunto la evidence-based prevention lo sta utilizzando, vedete ci sono al top le revisioni sistematiche, le meta-analisi, poi man mano che si scende come, come dire, qualità e come validità. Abbiamo gli studi clinici col gruppo di controllo randomizzato, ma sempre più si comincia, come dicevo, a contemplare gli studi osservazionali, gli studi qualitativi, le opinioni degli esperti e quindi anche appunto le buone pratiche, perché non si può utilizzare e considerare solo le prove sperimentali per la promozione della salute efficace, perché sapete benissimo, non possiamo, laddove ad esempio parliamo di un progetto di prevenzione all'interno delle scuole, decidere che una classe viene sottoposta, una classe usufruisce dell'intervento e un'altra no, per motivi etici, oltre che per motivi, vuol dire anche proprio di complessità che non ci consente di fare questo. Quindi dobbiamo dar valore, perché ne hanno, ad altri tipi di studi.